vi attendevate, insomma, che tutta Piazza della Libertà fosse insicura? Beh, con franchezza, questa è una preoccupazione che noi avevamo già rassegnato all'indomani del cedimento più evidente che si era riscontrato, perché l'interesse dell'amministrazione è quello di avere assoluta certezza che tutta la piazza possa essere nelle condizioni di sicurezza atta a svolgere le funzioni che deve assolvere. Sempre il professor Augenti, nell'ultimo dei quesiti che gli viene proposto, cioè dica quanto altro utile per fine di giustizia, dice che uno degli argomenti da approfondire potrebbe essere costituito dalla famosa variante. Insomma, su questo l'avrà letto naturalmente tutto. Beh, certo, noi ci siamo attenuti a quelle che sono state le indicazioni che dai tecnici ci sono state assegnate. Questa è una valutazione molto strettamente tecnica, quindi valuteremo nel caso specifico con chi, diciamo, ha dovuto impostare all'epoca la variante e la necessità di portarla avanti. Quindi da questo punto di vista credo che sia necessario un approfondimento per chiarire, diciamo, qual è stata l'evoluzione che ha portato alla variante e quindi i seguenti lavori che si sono realizzati. Lui parla di varianti particolarmente onerose, quindi accertare le responsabilità di chi propose e accettò queste varianti che potevano non essere necessarie. Ecco. Mi sembra questo uno dei punti. Questa è una valutazione del tecnico, evidentemente i tecnici che all'epoca hanno fatto questa valutazione saranno partiti da studi, approfondimenti propedeutici diversi. Credo che da questo punto di vista, come spesso capita in valutazioni meramente tecniche, un confronto è per stabilire effettivamente poi le scelte che sono state poi adottate. Il professor Augenti dice sempre al GIP andiamo a verificare, vada a verificare anche eventuali responsabilità di chi ha nell'inaugurazione della piazza consentito alle persone, insomma, di calpestarla senza collaudo, senza che ci fossero le autorizzazioni, senza che ci fossero le prove di carico, quindi con rischio che si potessero verificare dei dissesti, dei cedimenti. Beh, questo credo che bisognerebbe verificare se effettivamente ci sono state le procedure affinché richieste per poter fare un'iniziativa di questo tipo. Però voi dite che le procedure erano state da questo punto di vista, insomma, non so come, insomma, perché la valutazione nel merito sarà stata fatta da chi ha avuto la responsabilità del cantiere e delle opere in quel momento, ma io credo che la questione fondamentale sia un'altra, e quello che vorrei ribadire è che nello specifico il Comune sin dal primo momento risulta in tutta questa vicenda una parte lesa, e tutte le azioni che metteremo in campo saranno quelle per garantire il completamento della piazza, garantendo appunto nel contempo la sicurezza necessaria affinché la piazza svolga finalmente il ruolo che appunto deve svolgere. Tutti si chiedono che cosa farete, cioè che intervento si farà per ovviare a queste problematiche, cioè la piazza è insicura, dunque bisogna provvedere a fare cosa? Io lo dicevo prima, assolutamente, garantire l'assoluta sicurezza, quindi io credo, insomma, che ci siano tutte le tecniche per poter garantire la sicurezza dell'intervento e quindi porre rimedio a queste problematiche legate a difetti di progettazione e o di esecuzione, perché credo che, insomma, ci siano le condizioni affinché interventi tecnici possano garantire, quindi rimettere in sicurezza la piazza ed aprire finalmente alla fruibilità di tutti i cittadini questo grande spazio per la città di Salerno. Nessun rifacimento ex novo, insomma. Sinceramente non mi pare che si paventi questo, né credo che il tecnico incaricato avesse avuto quesiti in tal senso. Aveva dovuto fotografare una situazione, un incidente probatorio mira a questo, fotografare lo stato dell'arte, valutare quali possono essere state determinate problematiche, e sinceramente ha fotografato quello che fondamentalmente anche tecnici nelle procedure, come dicevo prima, che si sono avviate fondamentalmente avevano già evidenziato, quindi non è stato un elemento, come dire, di grande novità, tant'è che si era già immaginato ad interventi ad hoc per garantire ed avere a vantaggio di sicurezza, diciamo, la stabilità della piazza. Assessore, questa è un'opera strategica anche nel programma, come dire, di interventi dell'amministrazione comunale, direi l'opera per eccellenza su tutte, insomma, no? Quindi da un punto di vista politico tutto questo che significa? Resta inalterata la determinazione da parte dell'amministrazione per concludere l'opera, proprio alla luce di quello che lei diceva. È un'opera fondamentale per la riqualificazione di un'area strategica della nostra città,
è il biglietto da visita della nostra città, in prossimità della stazione marittima, il terminale del lungomare, una grande piazza che si affaccia sul mare, quindi metteremo in campo tutte le azioni affinché le problematiche riscontrate possano essere risolte nel più breve tempo possibile, che l'obiettivo primario resta questo. Credo che a partire dall'ultimazione e la definitiva assegnazione alla città di questo spazio e di queste funzioni, di questi corpi di fabbrica, potremmo avere un vero e proprio, come dire, nuova stagione che si apre per la città di Salerno. Ultima domanda, se potesse ripercorrere questo iter che ha portato ad oggi a questa situazione per Piazza della Libertà, si potrebbe evitare qualcosa di quello che sta capitando? Si sarebbe potuto evitare? Guardi, in un intervento così come si è stato realizzato, per com'è articolata la burocrazia all'interno del nostro paese oggi, già avere questo le garantisce un miracolo, tra aree da sdemanializzare, demani che si sovrappongono da demanio marittimo a demanio per la fascia fluviale. È stato un intervento in prossimità dello specchio acqueo marino, è stato un intervento di una complessità non tanto soltanto dal punto di vista strutturale, ma soprattutto dal punto di vista come dire, delle procedure e delle problematiche da risolvere. Ma se il risultato deve essere quello di dare una spiazza, uno slargo che possa essere fondamentalmente quasi il luogo di identità di una comunità, vabbè, alla fin fine, insomma, sarebbero ribaditi tutti gli sforzi che fino ad oggi sono stati fatti.